Volevo dirvi una parola molto semplice, ragazzi, che vorrei avesse soltanto la forma di una risonanza. Una risonanza della parola che abbiamo ascoltato, che è l'unica capace di darci quanto desideriamo davvero, l'unica che ha il diritto di chiedere il nostro silenzio, un silenzio che nasca da un cuore attento. Se avete notato, in questa parola che abbiamo ascoltato si insiste sullo sguardo. Gesù dice per due volte: guardate, guardate gli uccelli del cielo, guardate i gigli del campo. È dunque una parola che ci invita a concentrare l'attenzione sullo sguardo. E allora io volevo dirvi, confidarvi, che cosa mi piace di più di questo logo dell'oratorio di quest'anno per l'estate. È molto bello perché abbiamo i colori dell'arcobaleno, abbiamo il globo terrestre, abbiamo poi il motto, lo slogan, detto, fatto, che richiama la creazione. La cosa che mi piace di più sono i due volti che si intravedono dentro il disegno. Si fa un po' fatica, immediatamente non li si riconosce, ma poi si vedono, uno in alto e uno in basso. I volti. Quando parliamo di sguardo, parliamo di volto. E nella meraviglia del creato, il soggetto più importante è l'uomo. L'uomo e la donna, la persona umana, che è capace di sguardo. E allora io vorrei dirvi questo: voi siete animatori, fa sempre piacere partecipare a questo momento perché è un momento pieno di vita. Vorrei invitarvi a tenere presente questo aspetto molto semplice ma molto importante. Ricordatevi che i ragazzi che voi accompagnerete nell'oratorio di quest'estate vi guarderanno. Voi per loro siete gli animatori, i loro animatori. Guarderanno quello che fate, guarderanno quello che siete. Giustamente, più volte Luca e gli altri hanno detto: ma voi farete gli animatori o sarete animatori? Prima di tutto bisogna esserlo, e i vostri ragazzi vedranno che voi siete degli animatori, cioè siete persone che le cose le fanno con l'anima e che nelle cose mettono l'anima, danno un'anima alle cose che si fanno. Ma poi un'altra cosa vorrei dirvi: i vostri ragazzi, guardateli, perché sarà importante che incontrino il vostro sguardo, che si sentano raggiunti dal vostro sguardo. Guardateli con rispetto e con affetto. Il rispetto significa che per voi sono importanti, che voi siete lì per loro. Poi certo, siete lì anche per essere felici tra di voi. È un'esperienza condivisa, come giustamente è stato detto, anche tra di voi come amici. È bello questo, ma è la seconda cosa. La prima è che siete lì per loro, per vederli felici, per vederli contenti, per vederli contenti, appunto. Il vostro sguardo su di loro sia uno sguardo carico di rispetto e di affetto. Voi siete più grandi di loro. In un certo senso siete i primi con cui tendono a identificarsi. Poi ci sono quelli ancora più grandi, ma voi siete i più vicini. E mentre
vi guardano e vi ringraziano, ecco, sappiate che attendono da voi uno sguardo che abbia questa caratteristica. Mi permetto di raccomandarvelo tanto. Aiutateli ad avere lo sguardo giusto sul mondo, uno sguardo possibilmente sereno, che è tipico dei ragazzi, e fate in modo che lo possano avere perché incontrano il vostro. Abbiate anche voi un modo di guardare la realtà che deriva da qualcosa che coltiviamo dentro di noi. Concludo perché c'è uno sguardo che viene prima di tutti ed è lo sguardo che qualcuno ha su di noi, su ciascuno di noi. Tra poco reciteremo una preghiera alla fine dove c'è questa frase: tu sei prezioso ai miei occhi. Questa frase è la citazione di un passaggio dell'Antico Testamento che è tratto, questo brano, questo passaggio, dal libro del profeta Isaia. Il Signore dice al suo servitore, al suo profeta, a colui che manda come ambasciatore: tu sei prezioso ai miei occhi. Ecco, sappiate che quello che vi viene chiesto è, in un certo senso, la conseguenza di qualcosa che viene prima, quello che voi desiderate fare, vi impegnate a fare e io vi raccomanderei di fare per i ragazzi che seguirete, deriva da ciò che è donato prima a voi. Ognuno di noi è guardato con rispetto e affetto da colui che ci ha fatto esistere, che ci ha creato e per il quale noi siamo molto preziosi. Ai suoi occhi noi siamo preziosi. Questo dunque è l'augurio, ma se mi permettete anche il mandato. Non dimenticatelo, questo aspetto dello sguardo. Ogni volta che vedrete il logo, concentratevi su quei due volti. Quei due volti siete voi e sono i vostri ragazzi. È lo sguardo che vi scambiate e che deriva dallo sguardo che il Signore ha su ciascuno di noi.